Dopo aver nuotato dentro il Wadi Mujib e galleggiato nel Mar Morto, ci siamo finalmente svegliati a Wadi Musa, la città più vicina a Petra, uno dei siti archeologici più importanti del mondo. Per entrare utilizziamo il Jordan Pass, che per 70 dinari giordani vi darà accesso al visto turistico e a 40 attrazioni del paese. Una volta superato il Visitor Center, ci imbattiamo subito nei blocchi di Djinn, una serie di tombe probabilmente rimaste incompiute. Finalmente siamo a Petra, l'antica città dei Nabatei. Adesso sta iniziando il nostro tour, abbiamo appena passato la tomba dell'obelisco. Adesso ci avviciniamo sempre di più al canyon che ci condurrà al tesoro di Petra. Adesso siamo entrati nel Sikh, che è una gola stretta e lunga circa 1 chilometro, però almeno adesso non ho il sole che picchia sulla testa come prima. Il Sikh, profondo in alcuni punti fino a 180 metri, venne utilizzato come ingresso carovaniero alla città di Petra, e lungo le sue pareti sono scavate una serie di nicchie votive, che ne suggeriscono anche una funzione sacra. Ancora più notevole alcune infrastrutture, come quelle dedicate allo sfruttamento dell'acqua, l'elemento più prezioso tra le montagne cotte di questo impero del deserto. Sui lati del canyon si possono vedere i vecchi canali per far scorrere l'acqua dalla diga e anche i resti della strada. Alla fine la bellezza di Petra non è soltanto il punto dove si trova il tesoro che vedremo tra un po', però è anche tutto il contesto che sta intorno che è veramente bello. Continuiamo a camminare, quando a un certo punto la stretta gola lascia intravedere uno spazio aperto e avvolta da un bagliore di luce comincia a materializzarsi la sagoma simbolo di una delle 7 meraviglie del mondo. Ed eccoci finalmente al tesoro di Petra. Scolpito quasi 2000 anni fa nella nuda roccia, è diventato l'immagine simbolo per eccellenza di questa leggendaria città. Il suo nome, Alakhsna, tesoro, venne attribuito dalle tribù beduine locali, dietro la convinzione che contenesse il tesoro di un faraone. Il piazzale intorno è una bolgia di venditori di ogni tipo, mentre i turisti vagano alla ricerca della foto perfetta. Adesso perso Diana in questo casino, perché qui c'è veramente tanta gente. Adesso andiamo via da qui perché c'è troppo traffico. Il nostro percorso continua nella via delle facciate, chiamata così per la presenza di 44 tombe decorate con la grande varietà di stili che caratterizzano l'architettura nabatea. Nel frattempo si alza il sole e comincia a picchiare sulla pelle e sulla testa. Ci stiamo spalmando un po' di crema perché sennò ci bruciamo. Pur di evitare un colpo di calore, accetto pure di indossare un orribile turbante, improvvisato con un maglioncino di Diana. Un teatro romano ad 8000 spettatori ci introduce infatti nel grande spazio aperto, che un tempo ospitava il principale nucleo urbano, dotato di edifici interamente scavati nella roccia. Mentre lasciamo alle nostre spalle le tombe reali, cominciamo a percorrere i 300 metri dell'arteria principale del centro. Adesso stiamo attraversando la strada delle colonne per arrivare fino al monastero, che è il secondo sito più famoso di Petra. Era proprio qui che un tempo si trovavano il mercato, i templi e tutti gli altri principali edifici pubblici e istituzionali, che meriterebbero tanti altri giorni per poter essere visitati adeguatamente. Il sito archeologico di Petra si estende infatti per centinaia di chilometri quadrati, tra montagne e gole, e può vantare la presenza di più di 800 monumenti. Tra questi, in una delle alture principali, sorge un altro imponente edificio scavato nella roccia, probabilmente famoso quasi quanto il tesoro, e noi decidiamo di accettare la sfida di raggiungerlo. Cominciamo così a percorrere questa salita, nonostante a metà strada pure i nostri piedi sembrano chiedere pietà. Diana sta cercando una soluzione per i suoi piedi perché la sabbia è entrata dentro e fa male un pochettino. L'unico mezzo di trasporto alternativo è rappresentato dai poveri muli, che nel loro salire e scendere da questi gradini dimostrano di avere una resistenza ai limiti del naturale. Stiamo riposando un po' all'ombra perché comunque la scalinata per salire al monastero è abbastanza dura. Un beduino è appena passato e mi ha detto che il fazzoletto è nero in testa è tipico delle donne e quindi mi ha preso per il culo molto. Quindi me la sono tolto perché ci sono rimasto male. Nonostante questi piccoli intoppi, giungiamo finalmente in cima, dove possiamo ammirare un altro splendido edificio costruito dai Nabatei, tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Dopo circa 45 minuti di scalata, finalmente siamo arrivati al monastero. Onestamente sono distrutto. Adesso cercheremo di riposarci un po' e poi torniamo giù. La cosa incredibile è che questi edifici sono stati
completamente scavati nella roccia, quindi non è stato aggiunto niente. Qui c'è improvvisamente un silenzio incredibile dopo la folla che ci circondava per ore, per tutto il percorso. La vista è pazzesca, si può vedere fino al Mar Morto da qui. Il nostro viaggio però non conosce soste e subito dopo aver compiuto il percorso inverso torniamo in auto per percorrere i 150 km che ci separano dal Mar Rosso. I numerosi posti di blocco testimoniano l'importanza strategica di questa città, che rappresenta l'unico sbocco geografico e commerciale sul mare. Non appena giunti alle porte del centro, però, la mia assistente navigatrice si incasina e noi manchiamo l'ingresso. Siamo ad Aqaba. Now I need the indication for the... Keep going? Yeah, I'm checking like that. No, Paca, it's possible that there is an official place to talk. No, keep saying that, keep going. Keep going. Il piccolo problema è che keep going, dopo keep going, abbiamo abbondantemente superato Aqaba e siamo quasi arrivati al confine con l'Arabia Saudita. Questa città ha la particolarità, infatti, di trovarsi proprio nel punto dove si incontrano, a pochi chilometri di distanza, quattro paesi differenti. Quello è Israele. Quelle luci lì in fondo sicuramente vengono dall'Egitto. Lì c'è l'Arabia Saudita. La stragrande maggioranza dei turisti occidentali alloggiano nei resort sulle spiagge del Mar Rosso. Noi invece abbiamo optato per un albergo del centro, dove invece si può notare una netta predominanza di vacanzieri arabi. Il fatto che Diana sia praticamente l'unica ragazza in abiti estivi e col capo scoperto ci mette inizialmente un po' a disagio, ma poi anche noi ci siamo uniti volentieri a questo picnic di famiglie sulla spiaggia. Qui ad Aqaba c'è solo turismo locale, all'inizio ci sentivamo come degli alieni, poi dopo ci siamo imbucati anche noi alla festa, ci siamo presi qualcosa da mangiare e adesso ci siamo rilassati. È strano come qui è normale che i bambini nuotino di notte al mare, cosa che da noi non succede. Però anche perché la temperatura lo consente, perché fa veramente caldo per essere settembre. Poi la vista è spettacolare, abbiamo qui davanti le luci di Eilat, che è una città israeliana dove andremo tra qualche giorno. E qui veramente un altro mondo. Te gusta? Sì? Te gusta mucho? A dominare il cielo di Aqaba è presente una bandiera issata a 130 metri d'altezza. Una delle più grandi del mondo e visibile da tutti i paesi vicini. Ma questa città è famosa soprattutto per la sua barriera corallina. Noi però abbiamo in programma di visitarla solo tra qualche giorno, quando attraverseremo il confine israeliano. Adesso infatti abbiamo in testa un solo obiettivo, raggiungere uno dei paesaggi desertici più famosi del mondo, il Wadi Rum. Per questo non perderti il prossimo video e ricordati di iscriverti al canale. A presto!